Un protocollo d'intesa allo scopo di sviluppare interventi congiunti per potenziare il welfare cittadino è stato siglato stamattina tra Comune di Napoli e Centro di Servizio per il Volontariato. Alla presentazione in sala giunta di Palazzo San Giacomo erano presenti il presidente del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato, Daniele Marrama, ed il presidente del CSV di Napoli, Giuseppe De Stefano. Si tratta di una prima sperimentazione di welfare comunitario insieme con un percorso di valorizzazione del ruolo dell'associazionismo e del volontariato, un vero e proprio prototipo, nonché una delle rare manifestazioni concrete di sussidiarietà orizzontale che non intende sostituirsi alla funzione pubblica, ma proporsi come complementare. Un'intesa importante con l'associazionismo e il volontariato della città, con cui già collaboriamo da tempo, per consolidare questo rapporto di collaborazione e soprattutto per realizzare insieme nelle 10 municipalità 10 agenzie di cittadinanza che hanno l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento vero dei cittadini, dei familiari, degli utenti, di modo che nulla più venga progettato per le persone senza il coinvolgimento delle persone. Sarà più stretto il coordinamento tra l'ente e il Centro Servizi per il Volontariato Napoletano, quindi, sugli interventi nel sociale, ma anche nell'istruzione e nella cultura, oltre che per valorizzare l'associazionismo e la cittadinanza attiva. Il fine ultimo è quello di migliorare i livelli di assistenza e garantire un supporto alle fasce deboli in ambito sociale, sociosanitario ed ambientale. È un giorno importante tra l'amministrazione comunale, il CSV, quindi il volontariato, l'associazionismo. Ci sono risorse economiche nei confronti del welfare, le fasce più deboli, a dimostrazione per questa amministrazione il sociale è un'assoluta priorità, a differenza delle politiche centrali che invece anche tagliano notevolmente verso il sociale e favoriscono invece interessi sempre più forti. Questa amministrazione va in segno contrario. Mi sembra che ultimamente le politiche di governo siano politiche che acuiscono le distanze all'interno del nostro paese. Questo è un passaggio che noi non condividiamo. Da Napoli cerchiamo nel nostro piccolo invece di stare vicino a quei 2/3 di popolazione che vengono sempre di più messi ai margini delle decisioni importanti di governo.